Ladri di oro rosso, 8 persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile di Trapani, sequestrate 4 tonnellate di cavi di rame. La città in ginocchio, la pioggia battente ha lasciato il segno a Trapani nel suo Interland, strade allagate, polemiche e disagi. Riflettori sulla Tarsu, dopo la seduta di ieri il Consiglio Comunale di Marsala tornerà a riunirsi questo pomeriggio. Consiglio comunale itinerante, con la modifica del regolamento all'assemblea ericina adesso si potrà convocare a valle e nelle frazioni. E quindi il titolo di sport, segnali positivi. Al di là del risultato, l'allenatore del Trapani Calcio, Roberto Boscaglia, cerca di guardare agli aspetti positivi che hanno caratterizzato la gara contro il Lecce. Buongiorno e bentrovati, avete sentito quelli che sono i titoli principali per oggi, adesso c'è la pubblicità, noi ci ritroviamo qui. Occasioni davvero last minute, con prezzi mai visti prima. Offerte speciali che troverai solo in questo weekend. Stavolta se vieni, compri. Non crederai ai tuoi occhi. Il weekend di Trapani Arredi ti aspettano in Via La Russa 38, Casa Santa Erice. Il weekend che non scorderai mai più. 21 giorni d'oro con la strepitosa vendita promozionale di Belli e Monelli. Su tutti i nuovi arrivi autunno-inverno troverai centinaia di articoli scontati fino al 50%. Inoltre, con la nostra card raddoppi la convenienza e riceverai tantissimi premi. Da Belli e Monelli troverai la qualità al giusto prezzo. Vastissimo assortimento della Walt Disney e capi casual, da 0 a 16 anni. Siamo aperti tutte le domeniche e lunedì mattina. Belli e Monelli, via Marsala, 147 Trapani. E apriamo con la cronaca. 8 arresti sono stati eseguiti dagli agenti della squadra mobile di Trapani. In manette sono finiti i famosi ladri di oro rosso, sequestrate anche 4 tonnellate di cavi di rame. Vediamo. Hanno rischiato grosso, la mafia voleva la loro testa. I continui furti di rame nel trapanese infatti avevano messo in ginocchio anche alcune aziende controllate da Cosa Nostra. I boss volevano farsi giustizia e sulle tracce dei ladri avevano sguinzagliato i loro soldati. Gli agenti della squadra mobile però hanno giocato d'anticipo sgominando 3 bande di oro rosso, una composta da rumeni, le altre 2 da siciliani, sottraendole alla vendetta della mafia. Gang ben organizzate che avevano lasciato al buio intere frazioni come Selinunte e senza acqua durante la stagione estiva, Trapani, a causa dei cavi di rame rubati dalle linee elettriche che alimentano l'impianto di Bresciana. Un colpo dietro l'altro. I furti avevano fatto sprofondare il capoluogo in piena emergenza idrica, al punto che il sindaco Vito Damiano aveva chiesto l'intervento del Ministero dell'Interno. 8 arresti sono stati eseguiti dalla polizia a conclusione di una complessa attività d'indagine coordinata dal sostituto procuratore di Marsala Bernardo Petralia. In manette sono finiti i fratelli Pietro e Salvatore Randazzo di Palermo, Marian Pirvan, rumeno residente a Castelvetrano, Costel Georg, rumeno residente a Selinunte, Vincenzo Salvo di Mazara, Gianluca Lanza di Castelvetrano ma residente a Mazara, Gaetano Sossio di Mazara e Antonino Messana di Mazara. I primi 5 erano già sottoposti a fermo di indiziato di delitto emesso dal PM. Salvatore Randazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Gli altri sono in carcere. Tutti i fermati con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio sono chiamati a rispondere di furto aggravato di cavi di rame costituenti linee elettriche attive e di interruzione del servizio pubblico di erogazione dell'energia elettrica. Le bande avevano colpito a Castelvetrano, a Campobello di Mazara, cioè nel circondario marsalese, ma anche a Sciacca. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 4 tonnellate di cavi di rame. Pur agendo separatamente, le bande avevano un anello di congiunzione, i fratelli Randazzo. A loro veniva rivenduto a 3-4 euro al chilo il rame rubato che dopo essere stato ripulito veniva piazzato nel mercato legale. E continuiamo a parlare di questo argomento perché le indagini non sono concluse. Infatti, individuati i ladri e ricettatori, ora gli investigatori e gli inquirenti puntano al livello superiore. Un'indagine socialmente utile? Sì, è un'indagine socialmente utile perché è un'indagine che ha consentito di svelare chi ha interrotto pubblici servizi assolutamente importanti come l'approvvigionamento idrico e l'elettricità.
Avete individuato tre gruppi. Sì, tre gruppi senza interferenze tra di loro, ma tre gruppi agguerriti, un gruppo cosiddetto dei rumeni e poi due gruppi del Belice che operavano separatamente. La cosa importante, come è stato detto in conferenza stampa dal procuratore di Pisa, è che abbiamo preso i ricettatori, e non è poco, abbiamo recuperato quasi 4 tonnellate di materiale, l'abbiamo restituito all'Enel e questo ci ha fatto, come dire, ci ha dato soddisfazione. Le indagini sono chiuse? Beh, le indagini non sono chiuse perché probabilmente dobbiamo anche un po' arrivare non solo al ricettatore ma poi alla catena successiva al ricettatore, quindi sotto questo punto di vista ci sarà il massimo impegno da parte delle forze dell'ordine, squadra mobile e procura per arrivare a un livello insomma superiore. Indagini difficili e complesse, quando è arrivata la svolta? La svolta è arrivata nel momento in cui, dopo uno studio di tabulati telefonici, siamo riusciti, di fatto abbiamo fatto una nuvola, così viene chiamata tecnicamente, del traffico telefonico nelle notti in cui c'erano stati furti ai pozzi di Bresciano, abbiamo trovato delle ricorrenze. Le ricorrenze stavano in queste telefonate anomale in zona di campagna tra i soggetti che poi avremmo arrestato oggi. Cambiamo argomento, la pioggia battente ha messo in ginocchio Trapani, strade allagate in ogni parte della città, come sempre, vediamo. Strade allagate, traffico in tilt e automobilisti fuori dai gangheri. Brusco risveglio per i trapanesi che questa mattina hanno trovato le strade invase dall'acqua che in alcune zone ha anche superato il livello dei marciapiedi arrecando disagi e non solo alla circolazione. Insomma, la pioggia battente che si è abbattuta durante la notte ha lasciato il segno in città e nel suo hinterland. Come sempre Trapani si è fatta trovare impreparata con l'arrivo delle prime piogge, quelle più intense, quelle più pericolose. La storia non insegna niente, il tributo anche alto che Trapani ha pagato nel recente passato non cambia le cose e di nuovo polemiche e tensione. Sotto accusa i tombini erano otturati, dicono i vigili del fuoco, il cui centralino è stato tempestato di richieste di soccorso provenienti da ogni angolo del capoluogo. Allagamenti si sono verificati in ogni parte della città, in via Libica, in via Marsala, in via Ammiraglio Saiti, nella zona del passaggio a livello, in via Sottotenente Carlo Gianni Trapani, nel popolare rione Cappuccinelli, abitanti armati di ramazze e secchi per scongiurare che l'acqua entrasse nelle loro abitazioni. Qui è stato necessario l'intervento degli uomini della forestale per aspirare con una motopompa l'acqua che ha messo in ginocchio la strada chiusa al traffico dalla Polizia Municipale. E questa mattina è esplosa la rabbia dei residenti. Signora, l'acqua è entrata in casa? A me no, ma sopra, qua, sopra il marciapiedi. Ha superato il livello del marciapiedi però? Sì. Non mi so cosa mi stanno, di Macarurino, perciò... Ma ogni volta sempre così qua? Sempre così. L'ultima volta tutta la porcheria di un zaccio di un'epidemia, tutte le volte è così qua. Ogni volta che piove, da 10 anni come a te ma così, 10 anni, piove, si leva tutta questa B senza luce, di 4-6 volte senza luce, qua ogni anno c'è l'acqua così, pure quando è, invece un metro d'acqua qua si cerca, ogni anno, è una vergogna, fanno sulle votazioni e basta, però per interessarsi qua, niente, mischini secondo lei nel male tutta... Mangiare chi si vede perché senza luce, acqua che si indaga, restano i mobili tutti in piace, è normale, voto solo uno e basta. E cambiamo argomento, parliamo di politica. Dopodomani, venerdì, a mezzanotte si concluderà questa lunga e difficile campagna elettorale, poi ci sarà soltanto il tempo domenica per andare a votare, quindi noi per intanto ci guardiamo la pagina della informazione elettorale. Può partire. Ultimi giorni di campagna elettorale per i candidati alle elezioni regionali. Ieri Giacomo Scala, in lista con il PD, ha tenuto un comizio ad Alcamo in corso San Francesco di Paola. Nel corso dell'incontro ha indicato le priorità della sua proposta politica. Il messaggio è per una politica che sia davvero vicina al cittadino. Io penso che questo è il clima che si deve respirare, politica e cittadini insieme in un percorso virtuoso. Ho improntato la mia campagna elettorale proprio su questo, sulla vicinanza e la prossimità rispetto ai cittadini, i quali si debbono conoscere bene i bisogni e se ne debbono interpretare le esigenze reali. E per questo credo che attraverso proprio Crocetta, che è un sindaco e conosce anche lui bene i problemi di questa terra, credo che
che potremmo risolvere per il meglio le cose che di fatto in questa Sicilia ancora non hanno funzionato, facendola deprimere. Sempre ieri sera ad Alcamo, Pasquale Perricone, candidato all'ARS con la lista Crocetta, ha incontrato gli elettori di Alcamo al caffè letterario Fluxus. Nel corso della manifestazione ha ribadito i temi della sua campagna elettorale. Considero queste elezioni, le considero speciali, sia queste che termineranno il 28 di ottobre, sia le prossime nazionali. Le ritengo speciali perché il nostro paese, la nostra regione è arrivato a un punto di non ritorno e quindi tutti coloro i quali hanno a cuore le sorti e il destino delle nostre comunità, dei nostri territori, dovranno spostare lì dove è necessario fare le battaglie prossime per il riscatto e per la ripresa delle nostre aree. La seconda è perché credo che ci sia la speranza ancora nella prossima assemblea regionale di poter avere degli uomini liberi, indipendenti nel pensiero. Renata Polverini, presidente dimissionaria della Regione Lazio, è oggi a Trapani. In mattinata è stata nei nostri studi ospite per una puntata di Seconda Repubblica che andrà in onda alle 23.30. La Polverini concluderà la sua giornata trapanese con un incontro alle 15.30 nel comitato elettorale di via Marsala di Francesco Salone, candidato con la lista Musumeci. E sempre in tema di Big, alla cancellazione dell'appuntamento elettorale del segretario PDellino Alfano arriva invece la conferma del leader di Futura Libertà Gianfranco Fini. Il presidente della Camera presenzierà venerdì alle 20 all'Eden, intervenendo alla chiusura della campagna elettorale dell'onorevole Livio Marrocco, capolista di Nuovo Polo per la Sicilia, FLI. Paolo Ruggirello ha partecipato a un incontro con l'Ordine dei Sordomuti di Trapani. Tra gli argomenti di cui si è parlato, il mantenimento delle tabelle H. Nel pomeriggio Ruggirello incontrerà le categorie professionali e le associazioni, sempre dalla lista Musumeci. Paolo Ruggeri questa sera alle 20 sarà a Salemi per partecipare a un incontro assieme all'ex sindaco Crimi. Alberto Di Girolamo, anche lui in corsa per il Parlamento siciliano con la lista Crocetta, oggi alle 19 terrà una manifestazione all'Harmony di Marsala. Alle 19.30 Stefano Pellegrino, in lista con il PDL, incontrerà gli elettori nel comitato di via Mario Nuccio. Sempre per il PDL, Mimmo Fazio, dopo essere stato nella zona di Largo Madonna a Trapani, nel pomeriggio sarà a Gibellina, Castellammare del Golfo, ed in serata a Segesta e Mazara del Vallo. Tour elettorale anche per Baldo Gucciardi, in lista col PD, che questa mattina è stato a Salemi, mentre nel pomeriggio si sposterà a Marsala. Alle 19.30 Enzo Abruscato incontrerà i rappresentanti del mondo agricolo in contrada Ciavolo, mentre alle 20 sarà a Buseto Palizzolo. Ed è notizia di pochi minuti fa che il segretario nazionale politico del PDL, Angelino Alfano, sarà domani a Trapani e Alfano terrà una conferenza stampa alle 11 all'hotel Baia dei Mulini. Ed ora pubblicità. Tonnara di Bonagia. Eventi e banchetti. L'arte del ricevere fra secoli di storia. Info @tonnaradibonagia.it. Carmelo Ferlito veste gli sposi di oggi. Boutique Donna, via Calatafimi 3, telefono 0923 54 23 29. Boutique Uomo, via Giambattista Fardella 131, telefono 0923 54 97 01. Carmelo Ferlito, veste gli sposi di oggi. L'attività degli enti, il dibattito del Consiglio Comunale di Marsala nella seduta di ieri si è soffermato sugli emendamenti presentati dalla stessa maggioranza per la modifica del regolamento sulla TARSU proposto dall'amministrazione. Vediamo. A
male. Abbiamo vissuto questa confusione tra la maggioranza con delle vicende paradossali. Gli elementi controversi sono quelli che proponeva sia l'amministrazione, in un certo senso, andando a fare degli sconti a favore di contribuenti che avevano un determinato, per esempio, le attività commerciali, le attività di ristorazione con più di 500 metri quadrati, veniva operato uno sconto. In tal proposito la maggioranza stessa si dà un emendamento per dire no, non condividiamo questo sconto. Noi di minoranza ci siamo visti da un lato, come dire, sorpassati dall'amministrazione comunale che propone lo sconto e dall'altro dai gruppi consiliari che di questo sconto non sono interessati e pertanto propongono una platea come dire, d'imposta più ampia. Può sembrare effettivamente che c'è stato un po' di confusione, però come potete capire benissimo, oggi il punto che si stava trattando era il regolamento per quanto riguarda l'applicazione della tassa rifiuti sui rifiuti urbani. Questo cosa significa? Significa che la modifica del regolamento, quindi nelle parti e negli emendamenti così come proposti, va a incidere anche su quello che sono le voci in entrata del bilancio, un bilancio che già l'impalcatura è stata predisposta, e quindi automaticamente, onde evitare che ci possa essere degli scompensi in entrata rispetto a quello che è la proposta di bilancio, è giusto che prima che si metta in votazione qualsiasi emendamento si vada a sincerare in che termini possa incidere. Allo Stato, in seno soprattutto alla maggioranza, sono emendamenti presentati dalla maggioranza. Questo è molto significativo, significa che la maggioranza, a differenza di quello che si vuole dire, c'è una dialettica, un dibattito abbastanza aperto, quindi non ci sono imposizioni da parte di nessuno. Svolta nella politica ericina, il Consiglio Comunale della Vetta ha dato l'ok al trasferimento delle sedute a valle. Il Consiglio Comunale potrà essere convocato in tutto il territorio comunale, negli uffici di Rigaletta Milo, così come nei locali di San Giuliano e negli altri quartieri e frazioni del territorio ericino. L'Assemblea ha dato il via libera alla modifica del regolamento che svincola la convocazione delle sedute dalla sala d'unanze del Palazzo Municipale della Vetta, che resta comunque la sede del Consiglio. Per certi versi si tratta di una svolta storica voluta con forza dal sindaco Giacomo Tranchida e dalla sua maggioranza. L'atto è stato predisposto dalla prima commissione su proposta dei consiglieri Gian Rosario Simonte, Pippo Martinez e Giuseppe Vassallo. Simonte e Martinez hanno tenuto a rimarcare la loro soddisfazione per l'approvazione dell'atto da parte dell'Aula, evidenziando come in questo modo si permetterà ai cittadini di assistere alle sedute del consesso civico, visto che il grosso della popolazione risiede nel centro urbano di Casasanta, calando le sedute nei territori di interesse, nei problemi all'ordine del giorno. Soddisfatto per la tenuta della maggioranza, il sindaco Tranchida, che ha parlato di un provvedimento che proietta il comune verso nuove prospettive politiche, chiamando in causa, a sostegno delle sue tesi, anche padre Castronovo e le vicende legate ai rapporti tra antiche, ma oggi più che mai quanto mai attuali, soprattutto in tema di confini e riorganizzazione del territorio. Ma gli argomenti della maggioranza non hanno convinto Enzo Caico, che si è schierato contro il trasferimento delle sedute a valle, parlando di una scelta che contribuirà ad isolare sempre più Erice Vetta, rilanciando quindi l'utilizzo delle nuove tecnologie, ad iniziare dalla trasmissione delle sedute in streaming su internet, per permettere ai cittadini di avvicinarsi alla vita delle istituzioni. In occasione del 150° anniversario dell'istituzione della Camera di Commercio di Trapani, nei locali dell'Info Center è stato emesso un annullo filatelico speciale. Agli utenti è stata consegnata una carpetta a tema con all'interno una cartolina e l'elenco dei presidenti e dei segretari generali che si sono susseguiti alla guida della Camera di Commercio di Trapani dal 1862 ad oggi. Presente agli sportelli dell'ente durante l'emissione dell'annullo il presidente Giuseppe Pace, assieme al segretario generale Diego Carpitelle e al vice direttore dell'azienda speciale servizi alle imprese Alessandro Carollo. L'anniversario della, adesso parliamo di culto, l'anniversario della consacrazione della cattedrale a San Lorenzo, l'ordinazione diaconale di due giovani, il ricordo dei 50 anni dell'inizio del Concilio Vaticano II e l'apertura dell'anno della fede questo pomeriggio con una suggestiva cerimonia saranno celebrati a Trapani in cattedrale. Vediamo.
Oggi pomeriggio alle 19 la comunità diocesana si ritroverà per una solenne concelebrazione eucaristica che si terrà in cattedrale. La celebrazione prevede la processione iniziale dal Palazzo Vescovile in occasione della festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale a San Lorenzo. Nell'occasione l'amministratore apostolico, l'arcivescovo Alessandro Plotti, aprirà l'anno della fede in diocesi. Nel corso della celebrazione, inoltre, per l'imposizione delle mani dell'arcivescovo, saranno ordinati due nuovi diaconi. Si tratta di Fabio Angileri, 30 anni, di Alcamo, in seminario dal 2006, e di Bonifacio e Maria Nkuzuridiza, 35 anni, fuggito dal genocidio del suo paese, il Ruanda, poi giunto a Trapani, dove ha consolidato la sua scelta di consacrazione, scegliendo di entrare in seminario. Al termine della celebrazione eucaristica, infine, l'arcivescovo consegnerà simbolicamente ad una rappresentanza della diocesi, un sacerdote, un diacono, una religiosa, una famiglia ed un giovane, la sua lettera pastorale, un popolo di battezzati in cammino alla scoperta di una fede adulta. Mi auguro che questa lettera sia letta, studiata e immediata nel quotidiano, non perché sia qualcosa di straordinario e di ufficiale, ma perché è frutto di tutto ciò che, con cuore aperto, ho vissuto in questi mesi intensi di incontri e di dialogo, cercando di incarnare sempre più il mio servizio episcopale nel vissuto di questa nostra chiesa trapanese, piena di potenzialità non pienamente espresse, di passione per l'uomo e di coraggio apostolico. Queste le parole di Monsignor Plotti a commento del suo documento. Gli appuntamenti su Telesud per questa sera alle 20.30 andrà in onda lo spazio autogestito di Francesco Lotrovato della lista Musumeci presidente. A seguire altro spazio autogestito, questa volta del capolista del PDL Mimmo Fazio, alle 21.30 Seconda Repubblica con il vicepresidente dell'ARS Camillo Oddo del PD. E di seguito trasmetteremo lo spazio autogestito di Cateno De Luca in corsa per la presidenza della regione per la lista Rivoluzione Siciliana. Alle 23 chiuderà la serata ancora un appuntamento con Seconda Repubblica. Ospiti del nostro direttore saranno prima l'onorevole Paolo Ruggirello per la lista Musumeci e a seguire la presidente dimissionaria della Regione Lazio, Renata Polverini. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Sono ripresi stamattina gli allenamenti del Trapani Calcio al centro sportivo Roberto Sorrentino, dopo l'impegno in notturna con Lecce di domenica sera. Una partita giocata su un manto erboso ancora non all'altezza, in cui sono stati molti i segnali positivi e che ha comunque convinto mister Boscaglia. Sentiamo la seconda parte della conferenza stampa post partita. La partita era stata preparata in questo modo, è stato fatto tutto quasi alla perfezione, in questo quasi c'è il gol del Lecce, quindi purtroppo andiamo a casa con 0 punti, però sono contentissimo per la prestazione, mi hanno fatto anche piacere gli applausi finali del pubblico, che voglio ringraziare tutti quanti per il grande sostegno dato oggi, un grazie particolare da parte mia e della squadra perché ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, e questo è il pubblico che desideriamo e io credo che il pubblico voglio vedere sempre la squadra che gioca in questo modo, indipendentemente dal risultato. Il calcio a volte è così, loro hanno sofferto, hanno anche saputo soffrire, sono andati veramente in sofferenza spesso, abbiamo lavorato con palla corta, palla lunga, abbiamo lavorato sugli esterni, con palla centrale, abbiamo provato di tutto, abbiamo cambiato 3 giocatori in avanti, abbiamo provato di tutto e ci siamo arrivati vicini a fare il gol del pareggio. Sicuramente non abbiamo meritato questa sconfitta, ma ripeto, alla squadra non posso rimproverare nulla. Adesso si lavora in vista dell'impegno di domenica prossima contro il Porto Gruaro, gara che sarà anticipata di mezz'ora e che inizierà dunque alle 14 anziché alle 14.30 come previsto dal calendario. Vediamo adesso come sono andate le formazioni giovanili questo fine settimana. Iniziamo con la Berretti, che è stata sconfitta a domicilio dal Lecce per 4-0 sabato scorso. Una partita, al di là del risultato, praticamente mai in discussione, che si è sbloccata al 44esimo, cui sono seguite altre 2 reti in 2 minuti che hanno tagliato le gambe ai ragazzi di Totò Colletto. Prossimo impegno per la Berretti sabato a Ruvo di Puglia contro Andrea Batt. Sconfitta anche per i giovanissimi contro un avversario di tutto rispetto come la Regina, per i ragazzi di Mister Culcasi è stato il primo semaforo rosso stagionale. Domenica alle 11 al Sorrentino arriva la Paganese.
Controcorrente agli allievi che invece hanno vinto contro il Barletta per 5-2. Questa è la seconda cinquina consecutiva realizzata dai ragazzi di Mister Firicano. Da segnalare anche la seconda tripletta consecutiva del giovane Di Maggio. Prossimo appuntamento domenica a Catanzaro. E prima di passare al basket, ricordiamo che stasera, condizioni climatiche permettendo, presso il Sorrentino, le ragazze della Forese Calcio disputeranno un amichevole proprio contro i giovanissimi del Trapani. Il campionato per le ragazze trapanesi inizierà il 4 novembre. Sentiamo le parole del tecnico Giuseppe De Caro. Ma le cose stanno andando abbastanza bene, forse sopra ogni aspettativa, devo dire. Le ragazze hanno l'entusiasmo anche a mille. Chi ci segue, insomma, si vede, è palpabile che c'è questo entusiasmo. I numeri poi ci danno anche ragione, e quindi questa è una cosa molto bella e soddisfacente. Poi stasera abbiamo una amichevole di lusso, tra virgolette, con i giovanissimi del Trapani di Campanella e la presentazione dello sponsor principale, che è Lustica Line, che grazie alla grande sensibilità del direttore sportivo signora Morace, che insomma ci sta dando una grossa mano d'aiuto. Io da tifoso trapanese devo dire che sono molto entusiasta di questa cosa, e poi che dire, sono veramente soddisfatto, le cose vanno per il verso giusto e speriamo di continuare così. Il campionato inizia esattamente il 4 di novembre, oggi e stasera in serata, tarda serata uscirà il calendario, e le nostre aspettative sono di fare un buon campionato, ecco, perché ci sono squadre abbastanza blasonate come il Catania, come l'Aquila Palermo, come il Capo d'Orlando, e quindi noi cercheremo di dare filo da torcere a queste squadre. Palestra Gym Fit compie 10 anni e ti manda in vacanza gratis. Presenta un socio e ricevi subito un soggiorno di una settimana per due persone. Palestra Gym Fit, via Virgilio, Trapani. Basket, la sconfitta contro Bari ha messo in luce il fatto che Trapani deve ancora migliorare dal punto di vista dell'integrazione dei nuovi e della concentrazione lungo tutti i 40 minuti. Vediamo il servizio. Non il momento più difficile sicuramente da quando lavori qui a Trapani, però è un momento che ha il suo significato, perché nessuno si attendeva a queste due sconfitte all'inizio delle prime quattro partite, e la gente chiede spiegazioni ed è giusto comunicare qualcosa. Una delle due probabilmente grida vendetta, che è quella di Francavilla, perché noi abbiamo giocato con una squadra che è stata costruita per provare a vincere anche loro, e quindi voglio dire, ci può stare che noi a Ruvo contro il basket barese possiamo perdere. Il problema è come si è perso. Allora là è giusto cominciare a pensare di metterci mano subito, cosa che abbiamo fatto stamattina stando molto con la squadra e parlando molto fra di noi. Sì, vabbè. A me piace molto questa cosa, perché la utilizzo io personalmente come benzina. Non mi ricordo mai le cose positive, mi ricordo sempre solo le cose negative. Il fatto che adesso si stia cercando in Flavio o nello staff tecnico il problema, io non so come dirlo, mi sembra assolutamente prematuro, è il minimo. Cioè, noi abbiamo fatto quattro partite, una squadra che ha cambiato sei decimi, che ha cambiato tre quinti del quintetto, che ha messo dentro giocatori che questo campionato non l'hanno mai fatto e che quindi si portano con sé anche un pizzico di presunzione da giocatori di categoria superiore. Tutto questo va assimilato, va smussato, c'è un lavoro da fare. Noi abbiamo fatto quattro partite, se alla quarta partita ci dobbiamo fasciare la testa, siamo veramente messi male. E chiudiamo col pattinaggio. Ottimi risultati ottenuti da 5 giovani trapanesi ai campionati a squadre del circuito del sud che si è svolto a Cremona. Questi i nomi dei trapanesi seguiti dai tecnici Valentino Incandela e Riccardo Strazzera, Veronica Colomba, Ninetta Grasso, Martina Gramignano, Valentina Caradonna e Marco Santoro. Thank you.